Farmacia Pintaudi, via Verga 104, Gela. 2 minuti 2 conduce Maria Concetta Goldini. Nuovo appuntamento con 2 minuti 2 da Maria Concetta Goldini. Un saluto a tutti gli ascoltatori. È una buona notizia quella che si sia aperto finalmente il cantiere per realizzare a Bosco Littorio il Museo del Mare che ospiterà la nave greca di Gela. Ed era l'ora. Resta comunque una vicenda da primato in negativo. La scoperta del relitto risale al 1988. 10 anni ci sono voluti per il recupero, 5 per il restauro dei legni in un laboratorio specializzato in Inghilterra, e siamo arrivati oggi col cantiere aperto dopo mille peripezie anche giudiziarie. Ora non resta che vigilare e aspettare. Aspettare che un sogno lunghissimo che dura da 30 anni diventi realtà. Ma su un'altra vicenda vogliamo accendere ora i riflettori e riguarda un altro museo più piccolo ma non meno interessante. Il museo all'aperto di Via di Bartolo, dove è stata scoperta una singolare necropoli, una piccola necropoli dei primi coloni. È una scoperta archeologica che sicuramente ha fatto discutere per le sue caratteristiche, per la presenza di un angolo della necropoli dedicato alle sepolture dei bambini. Il progetto per musealizzare all'aperto questo ritrovamento c'è. Il parere positivo della soprintendenza di Caltanissetta pure, la regione è pienamente d'accordo che si realizzi e i soldi li mette per intero Open Fiber. E allora ci chiediamo che cosa aspetta il comune a dare il suo parere e quindi a dare il via libera anche a questo progetto. Non è già un'inutile perdita di tempo aver atteso un mese per potersi esprimere? In fondo questo progetto oggi nella sua realizzazione dipende solo dalla volontà del comune, che peraltro non ci mette un euro di suo. Solo un iter burocratico dei tempi non elefantiaci. Questo è quello che deve fare la pubblica amministrazione e questa è la normalità che vogliamo. Al prossimo appuntamento. 2 minuti 2. Fatti e commenti in 120 secondi di Maria Concetta Goldini. 2 minuti 2. Il viaggio dell'informazione nel triangolo Roma-Palermo-Gela. 2 minuti 2. Nella piattaforma mediatica di Radio Gela Express. In radio, sui social, nel sito e sulla app Radio Gela Express. Radio Gela Express. La farmacia Pintaudi è aperta anche il sabato mattina. Farmacia Pintaudi, professionalità, salute e servizi. Farmacia Pintaudi è dermocosmesi con i migliori prodotti come Corf, Rilastil, Lierac, Somatoline e in esclusiva la linea MyClean. La farmacia Pintaudi presenta la linea di cosmetici Filorga. Filorga, tecnologia e innovazione per cosmetici di alta qualità. Le ultimissime novità Filorga per le tue scorte di bellezza o per originalissimi regali li trovi alla Farmacia Pintaudi. Farmacia Pintaudi e Filorga. A garanzia di cosmetici sicuri sulla pelle e dall'efficacia provata. Non avete tempo per acquistare e ritirare i farmaci? Prenotare servizi o consulenze? Alla Farmacia Pintaudi c'è il servizio chiedi, invia e ricevi. Servizio WhatsApp al numero 347 18 95 431. Consegna a domicilio gratuito chiamando allo 0933 91 11 61. Le Farmacia Pintaudi ha realizzato un comodo ed esclusivo parcheggio gratuito riservato per i suoi clienti. Farmacia Pintaudi, via Verga 104, Gela. Medigroup Construction esegue lavori edili, opere stradali e ponteggi fissi. Dal 2008 si occupa della gestione delle cave, della lavorazione e commercializzazione degli inerti. Medigroup Construction si avvale di un impianto di betonaggio e di macchine per il movimento terra di alto standard qualitativo ed è molto attento alle materie prime impiegate e anche nel monitoraggio del prodotto finale. Medigroup Construction, via Venezia 372, Gela.